Qualche settimana fa stavo guardando il Festival di Sanremo. Io non sono uno che segue il festival, onestamente, avrò visto sì e no due o tre puntate degli ultimi tre festival e ogni anno ne guardo un pezzettino giusto poi per saperne parlare. Se non altro per vedere che cosa si portano i chitarristi lì al festival. Quest'anno ho notato che quando i chitarristi venivano inquadrati avevano una specie di tastiera luminosa che non ho mai visto e non sapevo che cosa fosse. Così ho fatto qualche ricerca, ho approfondito e ho scoperto che non si trattava solo di un aggeggio che ci illumina la tastiera, ma è un prodotto proprio che ci insegna a suonare la chitarra. Si trattava dell'italianissimo Visual Note. Sono stato io stesso a contattare i ragazzi di Visual Note perché ero curioso, visto che si trattava anche di un'invenzione e di un brevetto completamente italiano, e volevo sapere di più sul funzionamento, su quello che effettivamente faceva questo sistema. Così abbiamo deciso alla fine di fare questo video insieme. Intanto vi faccio vedere l'unboxing del Visual Note, come si presenta, che cosa c'è all'interno della scatola, e poi vi spiego esattamente che cosa fa. Ok, ragazzi, è arrivato il Visual Note. Quindi qui praticamente ci sono tutte le istruzioni per montarlo. Qua invece c'è la striscia LED che somiglia un po', se vogliamo, a un pettine. Ora non la voglio toccare troppo perché mi sembra delicata, quindi la riposiamo dov'è. E questo è il cuore del Visual Note, il cervello del Visual Note più che il cuore. Questo si attacca sul retro della paletta con questa striscetta adesiva e si collega da questi pin, credo, alla striscia LED. C'è questa scatoletta, il caricabatterie. Caricabatterie che funziona un po' come il caricatore del Mac, del MacBook Pro, se qualcuno di voi ce l'ha, quindi calamitato in questo modo. Così se il Visual Note è in carica mentre lo state utilizzando, non rischiate di tirare tutta la chitarra e staccarlo. Montare il Visual Note è facilissimo, alla fine si tratta semplicemente di una striscia LED adesiva. Ci vogliono pochissimi minuti per installarlo e si può controllare da un'app che c'è sia per iPhone che per Android. Ok, intanto vi spiego che cosa fa il Visual Note, dopodiché alla fine del video tireremo un po' le somme e vi darò un mio parere personale su questo strumento. Dall'app intanto possiamo scegliere se utilizzarlo come strumento didattico oppure come strumento scenico qua da effetti luminosi. Gli effetti luminosi, vabbè, sono diversi, ce ne sono molti che vanno direttamente al tempo di musica e poi ci sono quelli invece standard come questo qui, per esempio. Oppure questo qua, o il segnatasti. Questi sono tutti effetti continui che non vanno a tempo di musica. Gli effetti music responsive funzionano molto bene se siete in un ambiente molto rumoroso. Qui dentro non c'è abbastanza rumore. L'effetto music response! La funzione principale però del Visual Note è quello di aiutare le persone a imparare a suonare la chitarra. Soprattutto è pensato per superare quello scoglio iniziale che tutti incontriamo quando iniziamo a suonare la chitarra. Ovvero il problema di non sapere completamente da dove cominciare, dove mettere le dita per iniziare a fare qualcosa di sensato. Se scegliamo suona e impara, ci sono diverse modalità, diverse funzioni che ci insegnano cose differenti. Per esempio, se scegliamo accordi, ci sono vari accordi divisi per accordi maggiori, di settima, semidiminuiti, minore, minore settima, vabbè, e major seven. Per ogni accordo ci sono tutte le note e tre posizioni diverse. Per esempio, se scegliamo il do, intanto l'app ce lo fa sentire e poi lo vediamo direttamente sulla tastiera. In pratica ad ogni dito corrisponde un colore, quindi l'indice è rosso, il verde è il medio e il blu è l'anulare, mentre le luci bianche praticamente corrispondono alle corde vuote. Appunto ci sono tre posizioni diverse, per esempio c'è quest'altra posizione qua, oppure la posizione 3. Questo funziona per tutti gli altri tipi di accordi, per esempio di settima, scegliamo che ne so, il mi settima in seconda posizione. Intanto oltre a sentirlo qua, lo vediamo sulla tastiera. È possibile anche mettere in ordine gli accordi qui sotto per provare a impararli in sequenza. E possiamo farli partire direttamente dall'app. Ovviamente qua cambiano.
E da qua sotto invece possiamo scegliere la velocità con cui la sequenza viene riprodotta. Questa cosa che avete visto per gli accordi c'è anche identica per arpeggi e scale. Quindi per esempio possiamo scegliere scale, scegliere la scala pentatonica di Mi per esempio, e su tutta la tastiera ci spuntano tutti i box della pentatonica e in rosso la tonica, quindi tutti i Mi che ci sono sulla tastiera. Possiamo decidere di imparare i box così separati, oppure qua sotto box 1, box 2 e così via. Attualmente sull'app le scale disponibili sono la scala maggiore, quindi possiamo scegliere ad esempio la scala maggiore di Do e la vediamo tutta sulla tastiera, oppure possiamo scegliere i vari modi relativi alla scala di Do, quindi vediamo tutta l'armonizzazione, quindi abbiamo scala maggiore, scala dorica e così via. Poi c'è la scala minore, la pentatonica che abbiamo appena visto e la scala blues, ovvero la pentatonica con la blue note. Sull'app è anche disponibile un corso completo per principianti, qui, in cui praticamente ci sono le primissime basi, proprio come muovere i primi passi sulla chitarra, spiegati con un vero e proprio insegnante. A martello. In questo modo. Insomma, c'è tutta una spiegazione per i primi accordi, le prime note, come funziona una chitarra, proprio la base per chi non ha mai suonato prima d'ora. Una delle figate, diciamo, del Visual Note, una delle cose che più mi piace del sistema, è che può leggere qualsiasi file di Guitar Pro, quindi può leggere proprio le tab che voi scaricate online, ci sono un milione di siti dove scaricare questo genere di file, e lui le può riprodurre a un lettore e le riproduce direttamente sulla tastiera. Potete caricare i vostri file, ma già sull'app c'è una sezione riff, assoli e canzoni dove potete cominciare a utilizzare le tab che sono già presenti, che sono già preinstallate. Per esempio scegliamo Basic Blues Riff. Ovviamente qua voi potete scegliere sia i BPM della riproduzione del lettore, potete scegliere anche da qui il numero di battute che volete studiare, per esempio scegliete dalla 1 alla 4. Ovviamente è impensabile mettere play qua e seguire le luci, è un bordello, non lo capirete mai. Cioè bisogna prima guardare la tastiera, vedere che luci si illuminano, e dopodiché scegliere da qui il tempo a cui volete imparare il brano e le battute che volete selezionare. Ragazzi, questa è una piccola overview di tutte le funzioni del Visual Note, perché per farvi vedere tutto quello che c'è dentro l'app ci vuole un film, non un video su YouTube. Ma prima di andare alle mie conclusioni personali, quindi prima di dirvi cosa secondo me si può fare e cosa non si può fare con questo strumento, direi che è il momento di darlo in mano a un vero principiante per vedere il test sul campo, per vedere che effetto fa su chi la chitarra non la sa suonare. Proviamo. Ti do degli accordi. Ok. E tu segui le lucine e li provi a suonare. Questo è il primo, questo è il Do. Vediamo questo. L'indice qua nel rosso, quindi questo è lo stesso tasto e sono medio e minore. E questo è il Mi maggiore. Bene, bene. Sistema molto semplice. Ti è sembrato intuitivo? Che per riuscirci io comunque a capire dove mettere le dita, insomma, ce ne vuole. Allora, in questa maniera non c'è avuto nulla. Se, per esempio, vedevo invece soltanto un'immagine stampata o comunque un'immagine, certo, a video, non capivo in che ordine che dito utilizzare. Sì, esatto. Allora, ragazzi, conclusioni, considerazioni finali sul Visual Note. Intanto dal punto di vista hardware secondo me è molto riuscito, perché non è per niente scomodo suonare con il sistema applicato alla chitarra, non dà fastidio sotto le dita, è idrorepellente, quindi non ci sono problemi eventualmente se vi sudano molto le mani, è quasi invisibile praticamente da spento, e anche la centralina dietro non è così ingombrante, anzi il sistema di caricamento a calamita lo rende anche piuttosto comodo. È importante però che sappiate che quando installate il Visual Note su una chitarra, poi non è possibile rimuoverlo. O meglio, lo potete rimuovere, ma non lo potete rimontare su un'altra chitarra
o sulla stessa chitarra, quindi una volta montato deve rimanere lì. Sul loro sito infatti è possibile sia acquistare il sistema come il mio, quindi quello che voi andate a montare sulla vostra chitarra, che direttamente acquistare una chitarra che ha il sistema direttamente montato sopra. La versione non in kit esce nera, come quella che ho io per le tastiere scure, oppure colore ambra se per caso avete una chitarra col manico in acero, in modo che comunque non si veda una volta che l'avete montato. Per quanto riguarda invece la parte software, è molto ben strutturata e soprattutto completamente gratuita. Viene continuamente aggiornata, appunto senza costi aggiuntivi, e quindi si aggiungono scale, si aggiungono lezioni ed è sempre più completa. Secondo me è importante specificarlo perché comunque al momento attuale ci sono per esempio soltanto tre posizioni per ogni accordo, ci sono soltanto alcune scale, alcuni arpeggi, quindi sicuramente c'è spazio per un ampio miglioramento, si possono aggiungere un sacco di contenuti all'applicazione. È un sistema che si può affiancare a delle lezioni, potrebbe essere utilizzato tranquillamente da un maestro ad esempio che scrive gli esercizi, che si trascrive la lezione che ha appena fatto sulle tab, poi l'allievo se la va a studiare direttamente sul Visual Note senza che si è perso nessun punto, ma deve comunque essere affiancato da uno studio della teoria se volete imparare a suonare a tutto tondo e non solo imparare dove mettere le dita. Tra l'altro secondo me va utilizzato con un certo criterio, ovvero va utilizzato con le luci accese per un certo periodo, quindi voi imparate le posizioni, vi allenate, dopodiché lo dovete spegnere e provare anche con le luci spente. Se vi abituate sempre a utilizzarlo acceso, una volta che si spengono le luci, l'effetto è un po' quando vi trovate in una casa che non conoscete e se ne va via la luce, vi trovate completamente spaesati e non sapete dove mettere le dita. Secondo me qua ci sono delle grossissime potenzialità, perché una volta ampliato il range di possibilità che ci offre appunto l'applicazione, le possibilità proprio di apprendimento si moltiplicano esponenzialmente. E anche l'aspetto grafico, quindi l'aspetto scenico, secondo me non è affatto da sottovalutare, perché comunque è molto figo, me lo vedo benissimo su un palco a suonare i Daft Punk, una cover band dei Muse, chi fa musica elettronica la fa con la chitarra, cioè comunque l'effetto scenico a me piace, che ne dicano poi tutti i tradizionalisti che so già che non apprezzeranno le luci sulla chitarra. Ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per supportarmi. In descrizione trovate anche il link per Instagram e per Twitch e noi ci vediamo sabato in un nuovo video. Ciao a tutti!